La scorsa settimana Amazon, durante l'evento AWS reInvent 2021, ha annunciato un nuovo servizio dedicato alle aziende denominato AWS Private 5G. E sì, avete capito bene, stiamo proprio parlando di 5G e in particolare di reti private 5G che Amazon, attraverso questo nuovo servizio, promette di far diventare facili nell'installazione e semplici nell'utilizzo attraverso l'acquisto di uno starter kit, un modello di tariffazione pay as you go e dashboard intuitive di configurazione e gestione. Ora entriamo un po' nei dettagli di questa soluzione, ma prima forse conviene fare qualche passo indietro e chiedersi: ma cos'è una rete privata 5G? A riguardo di questo tema trovate già un video sul canale dove potete approfondire nel dettaglio, un video di quasi un quarto d'ora, proprio questo tema in tutte le sue sfaccettature. Ma qui per farla un po' più breve, diciamo che una rete privata è una rete non pubblica, come dice il nome stesso, che utilizza le tecnologie 5G per creare una rete con banda, quindi frequenza, e infrastrutture dedicate al fine di soddisfare gli specifici requisiti di connettività di una specifica azienda. Che per farla breve potremmo dire: considerate il wifi aziendale che oggi praticamente qualsiasi azienda possiede e immaginate di realizzarlo però con tecnologia 5G, con quindi tutti i vantaggi e le possibilità a cui questa tecnologia abilita. Proprio immaginatevi tutti i vantaggi che abbiamo discusso in questi anni qui sul canale sul 5G trasportati all'interno della rete aziendale. Certo, tanti vantaggi, ma poi anche diversi svantaggi, o per meglio dire, complicazioni di implementazione rispetto a una rete Wi-Fi. Infatti, per fare degli esempi, in primis la necessità di utilizzare uno spettro licenziato, che si differenzia, come spesso abbiamo detto, da quello non licenziato delle reti Wi-Fi, necessita una certa pianificazione e a volte anche un acquisto proprio di queste licenze per utilizzare quel particolare spettro e quelle particolari frequenze. E poi c'è anche un tema legato ai dispositivi, sia per quanto riguarda i modem, che quelli 5G sono decisamente più costosi di un classico modem router Wi-Fi, ma anche dei dispositivi utente. Se infatti siamo abituati ad avere compatibilità con il Wi-Fi di praticamente qualsiasi dispositivo acquistato all'interno della nostra azienda, ecco che il 5G non è così scontato che tutti i dispositivi siano compatibili con questa tecnologia. O ancora la maggiore difficoltà nel reperire le componenti necessarie a realizzare una rete privata 5G. Detto anche qui molto banalmente, non possiamo recarci in un negozio di elettronica e chiedere: sì, scusi, ha per caso un'antenna 5G? È chiaramente uno scenario molto diverso dall'andare a recuperare le componenti per realizzare una rete Wi-Fi. Ed infine, con una rete privata 5G non è solo necessario realizzare la rete d'accesso, quindi quelle antenne che ci permettono di connetterci effettivamente alla rete, ma è anche necessario per disporre la core network, con ancora più complessità nel reperire le componenti e avere anche banalmente le capacità e le skill all'interno delle aziende per realizzare una core network 5G aziendale. Quindi quello delle reti private 5G è uno scenario sicuramente molto interessante dalle enormi potenzialità, ma con ancora diverse criticità. Ed ecco quindi che Amazon cerca di inserirsi con questo suo nuovo servizio AWS Private 5G in questo settore, cercando di semplificare un po' questa faccenda. Eh sì, perché veniamo finalmente al dunque: che cos'è questo AWS Private 5G? È essenzialmente un servizio di reti private chiave in mano. Infatti, tutto parte dalla pagina web di AWS Private 5G, dove i clienti devono semplicemente specificare dove vorranno avere una copertura della rete 5G privata e qual è la capacità richiesta. Ed ecco che entro pochi giorni dall'ordine, Amazon arriverà a consegnarvi sia le small cell, le antenne della nostra rete 5G, ma anche un server dentro cui sarà ospitata la core network 5G e il software della rete d'accesso, nonché delle SIM che sarà necessario utilizzare per autenticare e far collegare i dispositivi aziendali proprio alla rete privata 5G. E tra l'altro è bene precisare che il server che poi ospiterà
La Core 5G e tutto il software della rete d'accesso può essere sì ospitato direttamente in azienda con proprio un server fisico, ma in realtà si può anche decidere di optare per una soluzione cloud in cui quindi questa Core 5G è messa a disposizione da remoto e quindi non internamente all'azienda, bensì all'interno dei server proprio di Amazon. Ma ad ogni modo, tornando a ciò che ci viene consegnato, ecco che tutto questo è pre-integrato, ossia che una volta accesa banalmente questa rete privata 5G, ecco che sarà in grado di configurarsi automaticamente e tutti i dispositivi risulteranno già connessi a questa rete. Il tutto è possibile poi gestirlo dalla AWS Console, infatti ogni antenna, ogni small cell è gestita in cloud e quindi proprio per questo queste small cell dovranno anche avere un accesso a internet, proprio per permetterne la gestione. Ed in più, parlando sempre di queste antenne radio, delle small cell che ci verranno spedite, ecco che queste supportano sia lo spettro CBRS, uno spettro licenziato condiviso di cui abbiamo parlato già in video passati sul canale, vi rimando a uno di questi video perché è un tema veramente interessante e anche innovativo nei suoi termini di condivisione dello spettro, ma è anche compatibile con quello che è il classico spettro licenziato, quindi lo spettro che è utilizzato solo e esclusivamente da chi ne acquista la licenza di utilizzo. E qui possiamo fare riferimento, per esempio, alla Germania, che è proprio uno dei paesi in cui è già stata resa disponibile una parte di spettro dedicata esclusivamente alle aziende che vorranno acquistare queste licenze e quindi utilizzare questo spettro per le proprie reti private. Spettro che quindi, come potete ben intuire, non sarà acquistato dagli operatori telefonici come è classico pensare, bensì proprio dalle aziende. Tutto questo, come già accennato in precedenza, con una tariffazione pay as you go, ossia un canone mensile basato su due variabili, il numero di small cell che avete ordinato e il massimo throughput definito per la rete privata. Altri dettagli al momento non sono stati condivisi, come per esempio magari un vincolo del tempo minimo per cui si deve sottoscrivere l'offerta, oppure cosa succede se poi il traffico della rete supera la soglia che si è acquistato. Ma ciò che balza sicuramente all'occhio è in primis la semplicità di questo modello di tariffazione, come appunto un canone mensile che dipende esclusivamente da due variabili, ma soprattutto la cosa interessante è che questo canone non dipende da quanti dispositivi sono connessi alla rete privata e quindi di conseguenza nemmeno da quante SIM sono state ordinate e saranno utilizzate all'interno della rete privata. E questo è un aspetto interessante perché se pensiamo al modello di pricing classico, quindi di un canone per ciascuna SIM, ecco che questo risulterebbe altamente inefficiente per quelle che sono le realtà aziendali di Internet of Things, visto che potremmo avere, per esempio, una fotocopiatrice collegata alla rete privata 5G che di fatto come traffico genererà veramente poco, ma nonostante ciò dovrò pagare comunque una tassa quasi al pari di qualsiasi altro dispositivo. Mentre così, ecco che per ciascun dispositivo pago essenzialmente quanto traffico consumano ciascuno di questi e quindi potrò avere anche un elevato numero di dispositivi connessi che però magari mi generano una ridotta quantità di traffico. E l'ultimo aspetto, ma non per l'importanza del modello di tariffazione, è anche il fatto che non ci sono costi iniziali, costi d'ingresso. Il tutto si avvia proprio con un canone mensile e senza per l'appunto una sorta di shock iniziale per fare un investimento nella rete privata 5G. Detto tutto questo, qualche considerazione su questo nuovo servizio di Amazon, partendo da una domanda forse scontata, ma a cui comunque è probabilmente interessante dare una risposta, ossia: ma perché Amazon si è buttato in questo mercato delle reti private 5G? Beh, in primis, sicuramente questo è un mercato in crescita e che secondo le analisi dovrebbe raggiungere dei ricavi di 64 miliardi di dollari entro il 2030. E tra l'altro si prevede che le reti private distribuite entro il 2022 saranno per il 75% 5G. Quindi stiamo parlando di un mercato con previsioni di crescita veramente importanti e di conseguenza maggiori guadagni diretti proprio da questa vendita per Amazon, ma non c'è probabilmente solo questo di motivo, visto che
il diffondersi delle reti private 5G potrà portare sicuramente le aziende a consumare, se vogliamo così dire, in maniera ancora più importante quelle che sono risorse di storage o di utilizzo di servizi cloud, per esempio legate all'intelligenza artificiale, proprio spinti dalle opportunità che poi una rete 5G privata offre a queste aziende. E quindi ecco che da questo giro si ottiene anche un guadagno indiretto per Amazon proprio dalla vendita e dal poter offrire questi servizi cloud e di intelligenza artificiale ad alte prestazioni. La seconda considerazione riguarda invece le telco e quindi quelle aziende del settore delle telecomunicazioni. Perché ci si potrebbe chiedere, ma scusate, ci sono tutte queste realtà delle telecomunicazioni, deve arrivare Amazon a fare un po' da, non apripista, ma comunque a concorrere anche lei in questo mercato delle reti private 5G, che così apparentemente dovrebbe essere esclusivamente un territorio di concorrenza proprio delle aziende di telecomunicazioni? Beh, sicuramente Amazon con questa mossa va in un certo senso in concorrenza diretta con le aziende di telecomunicazioni, ma dall'altra parte è anche importante bene notare che questa soluzione che abbiamo presentato vuole essere una soluzione semplice e quasi alla portata di tutti. E quindi questo cosa significa? Beh, significa che questa soluzione non sarà probabilmente una soluzione definitiva o all'altezza di aziende importanti che cercano reti private 5G. E quindi ecco che questa soluzione di Amazon potrà fare un po' da cavallo di Troia per gli operatori telco, andando quindi a rendere più accessibile il concetto di rete privata 5G per le varie aziende, che poi potranno magari prendere contatti con le telco proprio per sviluppare questa soluzione di rete privata e renderla più solida ed espanderla. Anche perché poi diverse telco già collaborano direttamente con AWS e quindi potranno proprio utilizzare questo altro nuovo servizio per fare il primo passo con le reti private 5G all'interno di varie aziende. E in ultimo, terza considerazione, ecco che questa soluzione di Amazon potrebbe rappresentare un perfetto test del mercato sulle reti private 5G. Infatti, l'abbiamo detto, le previsioni parlano di importanti crescite di questo mercato nei prossimi anni, però poi questo è tutto da vedere, anche perché, come abbiamo detto all'inizio video, queste soluzioni di reti private non è che non presentino degli ostacoli o delle complicazioni maggiori per le aziende nella loro realizzazione. E quindi ecco che questa soluzione che cerca di abbattere un po' i muri e le barriere all'ingresso di questa tecnologia potrà effettivamente andare quindi a verificare quante aziende a fronte di questa soluzione più semplice si mobiliteranno per attivare e realizzare una prima rete privata 5G all'interno della loro realtà. Questo quindi tutto quello che c'era da sapere sul servizio AWS Private 5G di Amazon, un servizio che, come abbiamo visto, può rappresentare effettivamente un importante tassello e un importante punto di partenza per le reti private 5G e soprattutto per la diffusione che potranno avere da qui in futuro all'interno delle varie realtà aziendali di tutto il mondo. E non ci resterà quindi che vedere come risponderanno al momento le aziende americane a questo nuovo servizio targato Amazon.